Cento delitti è un libro che racconta mezzo secolo di storia italiana attraverso 100 fatti rilevanti avvenuti in Umbria negli ultimi 50 anni. Questo è possibile perché non esiste una specificità criminale dell'Umbria. L'Umbria, pur essendo una regione piccola, è attraversata da tutti i fenomeni criminali che hanno attraversato e attraversano il nostro paese. 100 fatti criminali, alcuni definiti dalla giustizia, altri rimasti irrisolti, tanti cold case, tante persone scomparse e mai più ritrovate, tanti altri fatti che, nonostante il passare degli anni, sono rimasti avvolti nel mistero. Il libro comincia con un episodio relativo al tentativo di golpe borghese e si conclude con episodi relativi alle infiltrazioni delle mafie, ai tentativi di riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. In 100 delitti c'è il terrorismo nero, c'è il terrorismo rosso, ci sono gli attentati, c'è la terribile stagione dei sequestri di persona e poi dei delitti atroci come quelli commessi dal cosiddetto mostro di Foligno e poi la lunga, terribile catena dei femminicidi. C'è anche un ampio capitolo dedicato alle declinazioni locali di quel fenomeno che conosciamo con il nome di Tangentopoli. E poi lo spaccio della droga, i regolamenti di conti tra bande criminali per il controllo appunto del mercato degli stupefacenti e il controllo della prostituzione delle donne costrette a prostituirsi con forme nuove e moderne di schiavitù. Dunque, 100 delitti, questo almeno è stato il mio intento, non è un modo per guardare al mondo attraverso un buco di serratura. 100 delitti è un invito al lettore, se sarà interessato, se ne avrà voglia di guardare in faccia la realtà e di guardare in faccia la realtà attraverso fatti realmente accaduti.